E ancora passiamo al 27 ottobre del 1957. In quella data andava in onda proprio da questo stesso studio un programma nel corso del quale il presentatore, per il lancio di un ospite, aveva inventato una parola, una nuova parola che poi ha fatto storia. Niente popò di meno che, stiamo parlando di Mario Riva, vediamo. Niente popò di meno che Raffallone. Anthony Quinn. Benvenuto, Vittorio Desi. Niente popò di meno che Jack Pala. Benvenuto, benvenuto Amedeo Nazzari. È inutile dirlo e ricordarlo. Ogni volta che vediamo Mario Riva in televisione proviamo un senso di pace, di serenità, di allegria. E dimentichiamo le preoccupazioni che non mancavano neppure in quel lontano 1957, quando debuttò in TV Il Musichiere, di cui abbiamo appena visto alcuni momenti. Mario Riva rappresentava l'Italia che tutti sognavamo e sogniamo ancora oggi. E per ricordarlo abbiamo oggi in studio, qui allo Studio 1, Antonello Riva, suo figlio. Ciao, ciao Antonello. Mio, ciao. Grazie. Grazie a voi di avermi invitato. È sempre un piacere tornare in questo studio, che è stato lo studio dove appunto si faceva Il Musichiere, il leggendario Studio 1 di Via Teulada. Ma sai che Michele prima mi ha fatto vedere la posizione esatta dove Mario Riva presentava i suoi ospiti. Michele è un cultore, è un grande estimatore di mio padre e lo ringrazio sempre perché non perde occasione per ravvivare la memoria di mio padre. E credo che sia davvero giusto. Senti, tu hai tantissimi ricordi di papà, l'hai perso che avevi solo 8 anni, però probabilmente è anche per questo che sei molto legato a qualche oggetto che oggi ci hai voluto portarci. Insomma, portarci. Noi abbiamo in famiglia un mini museo che conserviamo con grande gelosia e con grande determinazione, perché sono ricordi belli che io adesso faccio vedere ai miei figli. Insomma, la vita continua, però sono bei ricordi. E questo è importante. Senti, uno dei pezzi più belli, più pregiati, possiamo dire, è il berretto da bersagliere. Sì, eccolo qua, guarda. Questo berretto è un berretto che al quale mio padre teneva tantissimo. Purtroppo ha subito un po' il tempo, è invecchiato anche lui, però mio padre è stato bersagliere e diceva sempre, la sua frase usuale era: bersagliere a 20 anni, bersagliere tutta la vita. È questo vero, era vero. Il cappello che noi abbiamo tenuto. Senti, quali altri oggetti ci hai portato? Ma guarda, noi abbiamo tante cose da far vedere. Per esempio, guarda, qui c'è un premio bellissimo che ricevette mio padre, esattamente, e questo premio è un premio che fu dato, era l'Oscar del conduttore televisivo. Vedi, qua ci sta poi anche, qui c'è una scritta che non si vede tanto bene, però leggiamo, guarda, la possiamo leggere. Oscar sì. Nazionale a Mario Riva, miglior presentatore dell'anno, e poi c'è l'anno, il Cortina 23-2-1960. Esatto, l'anno in cui poi purtroppo, qualche mese dopo, ci lasciò. Senti, ancora ricordi, vedo una bellissima fotografia. Ma guarda, questa è una foto un po', diciamo, storica, perché è una foto, una delle pochissime, rarissime foto di mio padre, non in abito di scena. Ed è una foto che io tengo con grande cura, perché mostra il rapporto, qui sta ballando con mia madre Diana Dei, e mostra il rapporto, in questa foto si può vedere tantissimo, proprio hanno una faccia con una tenerezza, un viso, un'espressione in cui si capisce quanto si sono amati, quanto si sono amati. Senti, c'è poi un calendario, vedo Rai Trade. Questo è un calendario che ha fatto Rai Trade, proprio alla quale ovviamente io sono molto riconoscente, perché è un calendario che è stato stampato da Rai Trade, che appunto ricorda proprio nel mese di gennaio, eccolo qua, vedi, qua si legge gennaio, sì. E ricorda uno dei momenti più importanti del Musichiere, cioè quando Mario Riva e Gary Cooper fecero una famosissima intervista che è passata alla storia, ovviamente. E intanto ti posso dire che mio padre non parlava una parola di
inglesi, americani. E naturalmente allora i programmi si facevano in una maniera diversa, insomma era un po' più, tutto un po' più casareccio, no? Perché Gary Cooper arrivava dall'America qualche ora prima, atterrava qualche ora prima che andasse in onda il musichiere. Non avevano provato, non si erano detti una parola e mio padre non parlava una parola. E come ha fatto? E all'ultimo momento arrivò Gary Cooper, che praticamente era quasi iniziato il musichiere, si sedettero proprio come siamo seduti io e te qui, si guardarono in faccia. Tu sei Riva, metto che a fare Gary Cooper. Devi fare Gary Cooper. E cominciarono a fare un gioco di ammiccamenti e non sapendo che dirsi, a un certo punto Gary Cooper tira fuori una sigaretta e se l'accende. Infatti la foto, guarda, sì, riguardiamo, è proprio il momento della sigaretta. Ma noi abbiamo proprio il filmato di quel momento. E poi lo vedremo, poi lo vedremo. E quindi mio padre, con un grande imbarazzo, disse, cioè no, non si può fumare perché c'era il vigile del fuoco pronto con l'estintore a spegnere, no? E invece lui si accese la sigaretta, allora mio padre se l'accese anche lui e disse, cioè, se non dicono niente a Gary Cooper, voglio vedere se dicono se danno la multa a me. E poi lo vedremo questo momento vedremo assieme ad altri ricordi, altri bei momenti. Senti, ma lui era anche in famiglia, era sempre così sorridente, tranquillizzante? Beh, no, devo dire di no, perché come padre è stato un padre meraviglioso, nel senso che era affettuosissimo. Io ricordo che tutti i momenti che riusciva a strappare al lavoro li passava con me quando poteva, come poteva, sedendosi per terra a giocare. Ecco, vedi, ecco, bellissima quando questa mi insegnò ad andare in bicicletta, esattamente, questa è una foto anche importante. Credo che ci siano dei momenti, padre e figlio, sì, come davvero i primi passi, veri, il primo giro di bicicletta che non dimentichi mai. Mai, e lui mai. È stato per me un padre veramente eccezionale, affettuosissimo, però era anche un grande professionista sul lavoro, molto meticoloso, era diverso da quello che si vedeva, diciamo, l'immagine pubblica, perché era precisissimo, scrupoloso, ci teneva a fare le cose in maniera perfetta. Sapeva anche essere, credo, molto severo. Molto severo alla sul bisogna. Lavoro, come no. E quindi ogni tanto venivano fuori anche le tensioni, le ansie del dover andare in onda, del dover affrontare la diretta. Ti ricordo che nel 60 la diretta televisiva era una cosa... Un evento. Quasi, un evento, sì, esatto, importante. Esatto. Senti, Antonello, ripercorriamo un po' la carriera di papà e partiamo dall'inizio della sua carriera. Siamo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Lui inizia, sì, come rumorista radiofonico. È vero. Sentiamo. L'equipaggio attendeva col cuore in gola il boato dell'esplosione. È uno schifo. Che cosa? I rumori, il siluro, tutto. Tutto lo parti tanto benino. Innanzitutto, durante tutto il dialogo si deve sentire lo sciabordio dell'acqua. Ma no, le pause erano per prendere fiato. E poi l'uscita del siluro deve essere rapida, precisa. Vede, dottore, io ho fatto il bersagliere, non il marinaio. Non conosco il rumore dell'uscita del siluro. Me lo faccia sentire lei. Io sono il regista, lei è il rumorista. Vabbè, riproviamo. Riproviamo. Fuori. Senta, ma non potrebbe fare contemporaneamente il fischio e l'uscita del siluro? Non era possibile, che no. O soffio o... Certo. Molto Senti, divertente. Antonello, il grande successo arriva però con la formazione di una grande coppia, Billy e Riva. Vediamoli, sì, insieme. Una coppia. Vediamoli, sì, vediamoli. Sì, sì. Volecca. No! Che me importa a me? Sì, che ti importa, sei un ragazzino cattivo! Tu sì, ti hanno trovato dentro al bidone della spazzatura. Io invece mi hanno trovato in un cespo di rose. Oggi non hai saputo dire neanche chi era l'adore dei francesi. L'imperatore di che? Dei francesi. E chi era? Addome, quello che fa pochino. Ah, era uno che gli rodeva le orecchie. Ma no, quello che stava con la mano così, con la panzetta un po' così. Ah, era uno che c'aveva la mano fredda, la metteva qua per scaldare. Napoleone Bonaparte! E mo chi chiami? Con chi l'hai? Ma che cocchi non? Non mica non... L'imperatore... dei francesi! Era Napoleone Bonaparte?
Erano altri tempi, Antonello, commentavi, c'era anche una comicità diversa, ma sicuramente più ricercata, più studiata. Ma poi erano proprio queste pause prima della battuta, erano pause maturate durante una lunghissima gavetta fatta proprio con la Vaspettacolo, con la rivista. Sai che la coppia, ti racconto questo aneddoto, la coppia Billy Riva cominciò in un modo molto strano, perché eravamo negli anni 40, infatti poi la prima, diciamo, la prima uscita ufficiale fu con la rivista Sette Colli, che si teneva nel 1941, che si teneva proprio al Colle Oppio di Roma. Però prima ancora c'è stato un grande imprenditore, un grande della rivista italiana, che si chiamava Remigio Paone. Questo aveva aspettato. Allora lui, i comici allora usavano andare a cercare la scrittura, il contratto, alla galleria che oggi si chiama Galleria Alberto Sordi, no? La galleria di Roma. E mio padre incontrò Remigio Paone e gli disse: dottor, erano gli inizi, no? Cioè, dottor, che c'ha una particina per me qua? E Remigio Paone, intuendo qualcosa, dice: guarda, c'ho una compagnia in Toscana che zoppica un po' perché c'è un comico che non mi funziona. Cioè, sto comico si chiama Riccardo Billy. E dice: vai e fai quello che puoi. Poi andò da Riccardo Billy e disse esattamente la stessa cosa. Cioè, guarda, c'è una compagnia dove c'è un comico, Mario Riva, che non mi funziona. E così nacque la questa coppia. Questa grande coppia. Esatto. Senti, ti è mai capitato di incontrare Totò, Peppino, Wanda Osiris, Walter Chiari, Gino Bramieri, alcuni dei nomi che hanno lavorato? Beh, guarda, questi in realtà mi hanno un po' tenuto sulle ginocchia. Io sono solito dire che sono stato sulle ginocchia di tutte quante le star della rivista della Spettacolo di allora, questi tutti quanti, insomma, ho dei ricordi anche molto belli. Devo dire, Wanda Osiris era un po' inavvicinabile, no? Infatti io giocavo nei camerini e mi diceva il direttore di scena: mi raccomando, non andare a disturbare la divina, perché veniva chiamata così, e ogni tanto lei passava nel corridoio, mi carezzava la testa e mi diceva: che bel giovane, no? Così, e andava via in mezzo a questi veli. Traumi infantili non ne sono rimasti, no, quindi insomma. Carità. Anzi, quello che ricordo con più affetto è Gino Bramieri, però, perché è stato per me uno zio, insomma, ecco, ovviamente anche Riccardo Billy, con il quale avevamo un bellissimo rapporto. Io poi ero molto amico del figlio, che adesso è un apprezzato direttore di orchestra, che saluto se ci sta guardando. Insomma, un po' direi tutti. Sicuramente. Senti, Antonello, arriva la televisione, arriva 200 al secondo e poco dopo un programma intitolato La Piazzetta. Ne vediamo un breve filmato, perché vale la pena poi commentarlo. Signore e signori, buonasera. Siamo qua con uno spettacolo forse un po' di nuovo genere per la televisione, ma di genere vecchissimo per il teatro di rivista italiano. Il nostro spettacolo si chiama La Piazzetta ed in questo spazio la vita corre. Su e giù, incessante, senza posa. Senti, abbiamo nominato 200 al secondo, abbiamo visto un breve filmato della Piazzetta, entrambi programmi sospesi. Perché? Ma questo la dice lunga sui tempi che viviamo oggi, i tempi televisivi che viviamo oggi, i tempi di allora, perché 200 al secondo, che era un programma, a mio avviso, estremamente divertente, anche precorritore di tanti altri programmi, fu sospeso, fu bollato con la grande etichetta di crudeltà mentale, laddove la crudeltà mentale poi era una cosa ridicola vista oggi, no? Ti faccio un esempio: c'era per esempio un gioco in cui i concorrenti avevano davanti a loro una serie di annaffiatoi, sai, quelli per annaffiare le piante, sospesi con un filo, e c'era scritto Roma, Torino, Genova, e mio padre diceva: vediamo in quale città sta piovendo adesso. Questi dovevano tirare il filo e naturalmente se beccavano quello pieno si bagnavano un po', d'acqua, ecco, questa era la crudeltà mentale, perché si disse: no, ma questi sono... Pensavo
personaggi che li seppelliscono vivi. Esatto. Senti, e invece l'altro programma sospeso, so per quello... un costume, meglio più che un costume, insomma, una calzamaglia poco coprente. Quello fu una cosa, forse quasi un equivoco, perché Alba Arnova, che era la vedette, la ballerina allora molto famosa, che poi fra l'altro ha sposato il maestro Gianni Ferrio, grande direttore d'orchestra, Alba Arnova... La stiamo vedendo, è lei? Sì, guarda, è bellissima. Che bella. Ciao Alba, bellissima, ciao Gianni. Bellissima, bellissima. Alba Arnova esordì in questo spettacolo con una calzamaglia color carne e sembrava nuda. Quindi grande scandalo, arrivò addirittura durante la trasmissione la telefonata dell'allora presidente della RAI che sospese tuoni e fulmini, scandalo, perché sembrava nuda perché aveva sta calzamaglia, però era una calzamaglia. Insomma. Le telefonate ancora oggi fanno un po' paura quando arrivano in diretta, però insomma erano altri tempi. Senti Antonello, adesso vediamo tre frammenti molto importanti del musichiere, questo programma di grande successo che fu ben lungi dall'essere sospeso. E in uno di questi filmati vediamo proprio Gary Cooper nell'incontro con papà. Di cui parlavamo prima. Che sì. Prima hai accennato, vediamo. Vuoi che canto io? No. Fumiamo adesso. Vigili, noi fumiamo. But nobody's smoking here, is it permissible? No, no, non sarebbe possibile. No? È vietato. No. No, lei può fumare. Lei, you smoking. You too, huh? Good. Ah, io sono amico di Gary Cooper, a me non mi dice niente nessuno, per l'amor di Dio. Senti, ne abbiamo parlato prima di questo divertentissimo episodio. Adesso vediamo Jane Russell, il secondo frammento dal musichiere. Vediamo se andò. Benvenuta al musichiere. Oh, excuse, io no dice italiano. Non parla italiano? No. Welcome to our show. Oh, wonderful. I'm so glad to meet somebody that can speak English. It's terrible, you know, we've been traveling all over Italy and I can't communicate with anybody because I can't speak Italian and it's so terribly difficult. You have no idea. You go into a store and you ask how much something is and they don't understand you. Chi avrà capito? Ma questa, sì. Vedi, voglio sottolineare che questa era veramente la bravura degli autori di Carinè e Giovannini, che fecero proprio su questa incapacità di mio padre di parlare inglese, ci cucirono sopra uno sketch divertentissimo, perché fecero fare questo monologo. Lui straordinario, perché lì, espressivo, diciamo. E tutto, riusciva a supplire appunto la carenza linguistica con una bravura inimmaginabile ancora ai tempi nostri. Senti Antonello, andiamo a vedere il terzo filmato, questa volta con Louis Armstrong. Ecco, sono riuscito a visto. Do you ever sing American songs? Ah, qual è la canzone americana che preferisco io, dunque, qual è? Some these days no. Na 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 na. So che tocca adesso. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. So lonely. Yes. Just for me only. Okay. 'Cause you know, honey. E Mario Riva. Ecco, adesso abbiamo capito a chi si è ispirato anche Adriano Celentano, ma attenzione, perché il musichiere fa di lui un grande personaggio, al punto che persino Alberto Sordi se ne accorge e se ne avvalse in una gustosa gag nel film Domenica è sempre domenica, di cui vi mostriamo un brano. Su, bello, sei o non sei un uomo? Non senti la campana? È quello svenuto. Signorina Lisa Marchesini di Bolivia. L'ho riconosciuta. Le vallette, vero? Corny Kramer. Dai. Ma non 1.700.000, 1.720.000. Mario Lisa. Che fai? Stai allenandoti per fare le smorfie davanti al video? Permette, signor Riva? Ingegner Alberto Carboni. Ah, niente proprio di me. Dai! E adesso che gli ho fatto a questo? Che è successo? Ingegnere? È fantastico! Perché?
Che è successo? Ingegnere? Niente popò di meno, dice. Va bene, lo diciamo sempre, niente popò di meno. Signorina, non mi guardi con quella faccia. Ma con quale faccia la devo guardare? Ingegnere. Tale quale come sul video. Su, si componga, venga qua, ingegnere. Su, su, stia tranquillo. Ingegnere, non è niente, su. È fantastico, io non resisto, signorina. È la prima impressione, poi passa, ingegnere. Ingegnere, su, lei è al corrente della cosa, no? Sì, l'amico Togliani mi ha detto, vai dal signor Iva e tutto è sistemato. Lei assume il ruolo di concorrente di riserva, è chiaro? Di riserva del signore che è svenuto. Esatto. Allora posso stare tranquillo. Allora grazie infinite ai miei rispetti. Prego, ingegnere. Dai! Ci fu anche un altro omaggio, Antonello, ricordiamolo brevissimamente, nel Vigile, un altro film di Alberto Sordi che fece questo... La famosa scena in cui... Silvia Coscina. Lui ferma Silvia Coscina, che allora era già una star e guidava senza patente, no? E Silvia Coscina dice, ma io sto andando ospite al musichiere. Allora Silvia, allora Alberto Sordi fa, scatta sull'attenti, fa, cioè, sta andando al musichiere, prego, e la manda via senza farle la multa, no? Proprio gli ingredienti, uno dei grandi... momenti di successo del musichiere era proprio la parata di star internazionali, aveva degli ospiti che erano una cosa incredibile, Josephine Baker, Perry Como, allora Perry Como era un cantante, cioè appunto Louis Armstrong, Gary Cooper che abbiamo visto, ma anche Totò, anche però, Totò, c'è la sua partecipazione creò qualche problema. Ci fu qualche problema perché Totò disse, insomma, fece un programma di voto sì, lui disse al momento finale dell'intervista, se ne uscì dicendo viva Lauro. Allora bisogna spiegare per chi è un po' più giovane che non si ricorda, Achille Lauro era per tanti anni è stato sindaco di Napoli, no? E Totò, da buon napoletano, chiuse l'intervista dicendo viva Lauro, ma eravamo in piena campagna elettorale, apriti cielo. E pensa che da quell'intervista Totò fu bandito dalla RAI, dalla televisione, per diversi anni, proprio perché disse viva Lauro, perché fece campagna elettorale in diretta. Anche in questo caso, diciamo, i tempi sono un po' cambiati. Sì, non c'era, ma andiamo, andiamo a un altro grande protagonista, Marcello Mastroianni, sicuramente diede meno problemi alla sua partecipazione. Vediamo. Che faccio? Canto? Vado? Proprio te la vuoi levare subito così, sì, sta sì. Cosa. Che cosa canti? Canto un disco dei Platters, una canzone. Ma che sei, una canzone dei Cetra? Sì, difatti, un disco dei Platters del quartetto Cetra. Vabbè, ma se ti sentono ti fai quattro nemici. Stanno in teatro a provare. Ah, c'hanno le prove, non vengono qua. No. In bocca al lupo. Grazie. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, si ascolta Only You, ripenso a chi baciavo, a chi tutto il mio amor donavo, a chi triste partì di questo, mi resta solo un disco di Only You, un disco e nulla più. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, voglio riascoltare soltanto Only You. Sembra tornare l'estate, le miss con i blue jeans fasciate, il flirt di rock and roll con One, Two, Three, sembra ballare così l'estate morì. Quando nel tuo posto lasciamelo dire, ma la televisione di allora, io forse non voglio farmi dei nemici, però era secondo me migliore della televisione di oggi. Cioè, erano comunque dei grandissimi eventi, cioè paragona il musichiere di ieri alla televisione di oggi, quando riusciamo a mettere insieme dei grandissimi ma protagonisti? Ma quando mai? Non c'è budget. Non c'è budget. Non lo dici. Senti, abbiamo ancora pochissimo tempo, ma vogliamo proporvi un altro spezzone del film di Alberto Sordi, Domenica è sempre domenica. Alberto Sordi si finge aspirante concorrente in cerca di raccomandazione. Vediamolo. Pronto, signorina, mi dà il musichiere, vorrei parlare con Mario Riva. Ciao, Mario, ciao. È Mario Riva. Scusa, sai, se ti disturbo. Qui c'è un mio amico, un mio carissimo amico, che vorrebbe presentarsi al musichiere. Che fa? Beh, canta. Sì, sì, canta, canta. E ha una bella voce. Bella, 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 bella. Ci vediamo alle 5, così te lo presento.
Va bene, ciao Mario, ciao, ciao. È fatta? Beh, per il momento niente di sicuro, almeno per ora, eh. Ma chissà quante telefonate arrivavano. Ma no, era un delirio per poter partecipare al musichiere. Vabbè, in questo però devo dire i tempi non sono cambiati. Immagino lo stesso delirio sia per poter partecipare all'Isola dei Famosi. Però comunque era anche per scappare dall'isola. Sì, esatto. Senti, vogliamo salutarci con un altro, con un inno al buon umore che ci regala Domenica è sempre domenica. Vediamolo. Domenica è sempre domenica, si sveglia con le campane. Felice sarà, che spenderà, spicuacchio sorride felicità. Grazie ad Antonello Riva per questo ricordo bellissimo. Un ricordo bellissimo, soprattutto per me, spero anche per chi ci ha osservato, per chi ci ha guardato. Ma sicuramente, però, per questo straordinario artista che era Mario Riva, che davvero il destino ha strappato alle tue braccia di bambino e ha strappato al cuore di noi tutti che lo ammiravamo. Però ha lasciato un grande ricordo. Un grandissimo ricordo. Che mi accompagna, devo dire... E sempre io trovo nella gente, nelle persone, un affetto, un amore ancora oggi che mi conforta e che mi accompagna con grande calore. Grazie, grazie ancora Antonello. Grazie Michele. Colleghiamoci con...